Tante persone sono accorse all'inaugurazione del McDonald's. Abbiamo intervistato alcune di loro per conoscere le opinioni della gente del territorio. Sono contenta, io non sono stata mai a una inaugurazione di McDonald's e io questo anno mi trovo proprio qua perché io sono di Venezuela e bueno, sto molto contenta, ma contenta sta mia figlia. Stamattina solo viveva per prepararsi per venire qua, immagina. Tanti anni da bambina e si è fatto realtà e giusto mi trovo qua in questo bel paese dei miei genitori, Sara Canzolina, sono contentissima e mi piacciono moltissimo le patatine del McDonald's. C'ero lontano, o dove andare a Potenza o a Salerno. Adesso sono vicino a casa, abito qua a 100 metri. Tutti i giorni sono qui. Molto bella questa inaugurazione, da molto tempo che aspettavo la McDonald's. Mi fa piacere che anche nel Valdoriano finalmente è arrivata la McDonald's. Solitamente andavo a Potenza o anche vicino Tito quando andavo al cinema, per questo motivo andavo alla McDonald's o anche a Salerno, Napoli, sì. Diciamo che sono contentissima perché è un'iniziativa ottima anche per i bimbi e per noi giovani che diciamo non abbiamo un posto dove andare un sabato sera, dove andare in estate. Per me è stata una bellissima iniziativa, anche se da piccola desideravo davvero avere un McDonald's nel mio paese. E questo desiderio a 26 anni, diciamo, si è avverato per me e per i miei figli, sono contentissima.